leggibile. Corsivo. Non è che sono alfabeto, però. No, perché sembra tanto. No, allora non hai capito un cazzo. No, no, hai subito duro come una pina, vedi? In corsivo. Questo mi manda al Maleone. Te lo spiego. Iniziamo qua questo diario di costruzione homemade di un locale. E la inizio proprio adesso perché? Perché ci stiamo cacando sotto, perché sta grandinando noci e abbiamo il locale praticamente tutto sotto una pergola. Siamo nella merda. Guardatevi tutto questo video perché vi spiegheremo come costruirvi un locale homemade! Ebbene sì, oggi non parliamo più di van e camperizzazione, ma parliamo di costruirsi un locale di ristorazione. Questo locale si chiama Duccio Street Food, ha appena inaugurato e oggi vi portiamo con noi in questa nuova avventura. Le raccomandazioni di sempre, cliccate mi piace, iscrivetevi e mi raccomando non smettete di seguirci perché staranno arrivando nuovi video sulla camperizzazione del nostro van. Mi raccomando, un po' di pazienza e torneranno i video di camperizzazione. Tutto ha inizio non più di 6 mesi fa, quando con alcuni amici, conosciuti alcuni in Islanda, altri sulla Via degli Dèi, abbiamo deciso di iniziare a progettare qualcosa che avesse il nome di Duccio Street Food. Questa realtà già esisteva, la pagina di food del mitico Duccio già vantava migliaia di followers e già aveva organizzato molti eventi, tutti eventi che riscontravano un unico filo conduttore, l'amicizia, la compagnia, il divertimento ed il buon cibo. Proprio per questo con Edoardo, Fabio, Lorenzo e ovviamente il mitico Duccio abbiamo deciso di aprire questa nuova realtà. Sembrava nel pane. Vai, forza, vedi, dai. In corsivo. In corsivo. In corsivo. Devi leggere il tuo nome. Bravo. Il primo passo verso questa avventura avviene proprio qui, in questo bellissimo studio notarile. Qualche firma, il deposito degli assegni per il capitale sociale e ormai era fatta. La felicità è una cosa che ci siamo conquista con il tempo. Giusto. Conquistiamocela insieme. La ricerca del locale è la cosa che ci ha portato via più tempo, ma dopo qualche settimana di ricerca abbiamo individuato in questo locale qua, un ex ristorante di ramen, il posto giusto. Saltando ovviamente tutti quei passaggi necessari per subentrare nel locale, partiamo subito con i lavori di bonifica, necessari ed indispensabili per poter creare il nostro locale. Madonna, guarda la vite come messa! Un Edo che è contento di come è stato messo il cartongesso da proprietari precedenti. E dato che è sulla scala, ragazzi, ne approfitto per presentarvi il nostro designer. Abbiamo poi approcciato l'elemento fondamentale di un ristorante, cioè la cucina, con non poche sorprese. Era veramente in condizioni pessime, ma con tanto olio di gomito, tanto impegno e soprattutto con l'aiuto di una ditta specializzata in pulizie di cucina industriale, abbiamo risolto il problema. Lore, cosa ne pensi di questi fuochi e delle stallattiti di grasso? Che non ho la minima idea da che parte arrivino. Questo è un mondo fantastico. Un mondo
giorno. Oggi? Oggi! Per tutti quegli elementi specifici, come il cartongesso, l'impianto idraulico, abbiamo ovviamente incaricato delle ditte. Ma per tutto il resto, ragazzi, abbiamo fatto con le nostre mani. E per darvi prova di ciò, ecco a voi un Farzad, il nostro architetto, con Edoardo che discutono su come fare il bancone. Aggiornamento al 21 di aprile, siamo sempre qua a lavorare dentro il locale, i lavori vanno avanti. È un po' di settimane che non faccio video perché non stavano andando troppo avanti i lavori, quindi mi stava prendendo un po' male. Adesso diciamo le cose stanno messe diversamente, si vede un po' di più come verrà questo locale, quindi riprendo a fare video, a documentare questo locale fai da te. C'è chi si fa il van fai da te, noi ci facciamo il locale fai da te. Mentre i lavori proseguivano, abbiamo deciso di iniziare con le prove di cucina, fondamentale per un locale che si rispetti. Le prime uscite dalla cucina, incredibile ragazzi, incredibile. Mondiale. Prima prova di cucina al locale. Locale in costruzione, ma prima prova di cucina. Emozionatissimo. Tutti. La spadura sapete cos'è? Questo è il nostro street food. Successivamente abbiamo provato il nostro menù dei cocktail creato da Marty e Marshall di Kenti Express & Art, che sono i nostri barman per le occasioni speciali. Solo sette giorni all'inaugurazione e la situazione è ancora questa, siamo nella cacca più completa. E da ora infatti inizia la documentazione dei lavori in tempo reale in questo sabato di maggio così novembrino, è veramente un tempo schifoso. Vi faccio vedere a che punto siamo, ce la faremo in una settimana a finire il locale ed aprire. Partendo dall'ultimo lavoro che faremo, dobbiamo sistemare e organizzare qui fuori questo spazio esterno in mezzo alle canne, è ancora da rimettere a posto. Questa è la situazione, abbiamo le nostre nicchie con le metro e con i disegni di Antonio l'artista che sono quasi finite, mancano solo alcuni ritocchi come finire le cornici e poco altro. Oggi farò i cuscini per questa panca e anche qui dobbiamo rifinire, poi ho mandato i cuscini in tappezzeria quelli sopra. La parete è stata quasi finita da Antonio ieri, qua dobbiamo allestire tutto lo spazio divani, lo spazio diciamo chill del locale. Qua abbiamo il bancone cocktail bar, quindi dobbiamo riorganizzare tutto il bancone cocktail. Dobbiamo allestire tutto questo pezzo con le piante, con le canne di bambù ed altro. Il nostro tuk tuk. Poi dobbiamo, non di meno importanza, allestire questi spazi. Questi spazi qua saranno allestiti come selfie spot. Qua ancora alcuni piccoli ritocchi. E qua la sala principale, quella diciamo più iconica, l'aereo. Eccoci dentro un aereo. E anche qua dovremo finire di verniciare, di dare il protettivo ai metalli. Dobbiamo finire il bancone e proteggerlo, dobbiamo riverniciare quella parete. Di cose da fare ce ne sono ancora molte, quindi bando alle ciance, mettiamoci al lavoro. I
sto creando le pareti della vetrina. Guardate chi è arrivato in cantiere. Giulia, ora mettiamo a lavorare anche lei, la sfruttiamo. Adesso cuscini. Cuscini per la panna. La seduta. Lei sta tagliando una torta, ma non è così. No, sto tagliando i cuscini. Fantastico. Non sono un tappezziere. Abbiamo fatto dei cuscini. Bello. Giuli, vernicia il sotto dei tavolini. E io taglio pezzi di ferro per fare battiscopa al balcone. E ora si vernicia. Buongiorno e buona domenica, oggi è meno 6, sì lo so, una macchinina, vabbè. Oggi siamo di verniciatura, c'è anche Giulia e altre rifiniture. Abbiamo i ragazzi che ci danno una mano, che stanno rasando tutta questa parete esterna. Buongiorno, buongiorno. Oggi è meno 5. Meno 5. Oggi giornata, diciamo, di compere. Dobbiamo andare a comprare alcune cose. Dobbiamo andare all'IKEA a prendere un po' di foliage, un po' di alberi, di arbusti. E poi domani arriverà anche Fabiolone, che ci aiuterà a finire. E suo fratello. E vedremo di finire, perché qua, se no, manca un po'. Siamo nella cacchetta. Salto all'IKEA, evidentemente fatto. Siamo pieni di piante, no, non sembra un locale, sembra una giungla. E in questo pochissimo imballaggio, cioè veramente tantissimo questo imballaggio, cioè lungo quanto tutto il tavolo tra un po', c'era dentro una sorpresa bellissima, cioè riuscite a capire cosa c'è qua? Oggi c'è il cartonato di Duccio. Oggi sono arrivate le magliette, queste sono quelle che metteremo in vendita, ma qua abbiamo anche quelle nostre dello staff, magiche, incredibili, inenarrabili, vediamo come sono. Bellino. Magliettozza! Pezzo unico di Kamoth. Qua la giornata, questo meno 5 sta degenerando, siamo in fase bevute e quindi niente, siamo qui che sì, manca 5 giorni di inaugurazione, il locale non è pronto, però noi ci beviamo su e poi siamo qua felici, contenti, allegri. Altro giorno, altra corsa, oggi è meno 4 ragazzi. Intanto mi cambio perché io ho già fatto, anche se sono le 8:45, ho già fatto 2 ore in ufficio per montare un vlog per voi, quello dove vi raccontiamo dove stiamo per andare in viaggio. Quindi cambiamoci e poi ci mettiamo a lavoro. Ari, buongiorno, oggi è meno 3. Oggi iniziamo ad allestire gli spazi, come questo qua della pedana, finalmente. Qua, diciamo, è già quasi tutto pronto, di là stiamo rifinendo ancora alcune cose. Oggi allestiamo la nicchia, vedrete, quindi al lavoro. E a meno 3 Giulia sta preparando tutte le magliette di Duccio Street Food, sta preparando i vari fogliettini a chi l'ha, diciamo, preordinata. Lavoro lungo. Lavoro lungo, ma indispensabile. Qua stiamo allestendo il PVC sulla pedana. Qua stanno lavorando inutilmente. No, abbiamo finito. Avete tirato un po' di più. Sono arrivati i mitici Fabiolone e Steo. Ora iniziamo ad allestire la pedana, eh? Ci siamo quasi. E finalmente si inizia a montare qualcosa e non solo a smontare, colorare, dipingere, pulire, scartavetrare i maroni come fa quello laggiù. Ari, buongiorno, oggi è meno 2, siamo ancora in alto mare, no, non è vero, stiamo facendo ancora rifiniture, è tutta una rifinitura, però forse ce la faremo, forse, vi faccio vedere a che punto siamo. Qui si lavora, ora siamo di profilo alto, perché abbiamo verniciato questa parte qua con uno smalto lavabile,
perché metti che spruzza del ketchup sul muro, almeno si può lavare. E poi metteremo anche un profilino qua e poi stiamo provando con la verniciatura in terra. Vediamo un po' come verrà. Si preparano le magliette per la vetrina. Si beve caffè. Madonna ragazzi, non riesco nemmeno a fare video perché stiamo facendo troppe cose, miliardi di cose. Adesso sto mettendo le piantine su nei nuovi vasi. Sono molto da vivaio from Pistoia e si vede. Internamente siamo alle prese con questa striscia arancione che sarà la cosa più difficile da portare a termine. E diciamo che ci stiamo organizzando e riorganizzando, dato che abbiamo ancora domani. Ce la facciamo, Fabiolone? Ce la facciamo. Pronti, finiamo tutto. Fermi tutti, questo pazzo con suo fratello sta per intraprendere la Panamericana dall'Alaska a Ushuaia in Argentina con la Furgo, l'ex van di Human Safari. Mi raccomando, andatelo a seguire su Too Bros on the Road. Qui stiamo allestendo la vetrinetta, c'è il nostro allestitore di vetrina. Qua, vabbè, contorni gialli neri fatti, pareti gialle nere fatte, finalmente è tutto bello rifinito. Stiamo allestendo la nicchia. Qua abbiamo scelto le sedie, abbiamo colorato le zampe. Il grande Steo sta mettendo i chiodi alla pedana, grandissimo. E via, si va, si vola. E sta facendo sera, lo vedete, si accendono le luci del nostro locale e noi siamo sempre qua a lavorare. Ma ci sta, perché se non si lavora, non si inaugura. Quindi ora sbomboletto i panchetti, poi ho da tagliare delle canne di bambù, poi mangiamo una pizza, mi ha raggiunto Giulia e Tiago e continuiamo a lavorare. Meno uno, è arrivato il momento di dire meno uno. Dovevamo arrivare anche a questa giornata, questo venerdì che anticipa questa inaugurazione, anche oggi capata, fatta prestissimo, a un quarto alle sette ero già davanti ai cancelli della Tecnomat per acquistare un po' di roba, un po' di ghiaino e qualche siepe finta. È arrivata anche Giulia e sì. Sono sempre in macchina, stiamo ritirando le ultime vernici. Piccolo tributo alla mesticheria verniciaio Bosi, storico negozio. Ci abbiamo passato parecchie ore. L'ultimo mese. Incredibile ma vero, abbiamo finito questi lavori e niente, ora vado a casa stanchissimo e poi domani vi facciamo vedere tutto. Cioè domani per noi, tra poco per voi. Siamo finalmente arrivati alla fine di questa avventura, il locale è pieno di gente, noi siamo molto orgogliosi di questo, vero? E adesso noi andiamo in vacanza, perché il nostro compito era questo, costruire il locale. Cioè no, non era questo, però inizialmente non era questo, però ci siamo ritrovati a dover costruire il locale. È stato bello, ci è piaciuto molto, mi raccomando ragazzi, vi invitiamo a iscrivervi, cliccare mi piace. Ora vi faremo vedere un po' come sta andando questa inaugurazione, ma ve lo faremo vedere nella sigla, nel senso poi andrà a finire questo video perché è anche troppo lungo. Come al solito. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, ciao, arrivederci. Mom packed me a brown bag every day from 5 years old up to 18. Se avete partecipato all'inaugurazione o siete passati nei giorni successivi, scrivetelo nei commenti, mi raccomando, e diteci cosa è stato per voi quel pazzo evento, oppure cosa pensate del lavoro che abbiamo fatto. Tutto lo staff di Duccio Street Food vi ringrazia di cuore per il sostegno e l'affetto che ci avete sempre, sempre dimostrato. Se invece non ci siete mai stati, poco da dire. Vi aspettiamo a braccia aperte in Viale Spartaco Lavagnini 38 a Firenze. A presto! It broke Dad's heart, but he still loved me. Un grazie doveroso anche a chi ci ha aiutato a rendere possibile la realizzazione di questo sogno, con i lavori, con la cucina, con tutto quello che serve per costruire un vero esercizio di ristorazione.
Fateci sapere nei commenti se volete che Duccio Street Food apra un suo canale YouTube dove portare vlog di cucina, di viaggio e tutto quello che succede dentro il nostro locale. Mi raccomando, fatecelo sapere. Questa avventura volge al termine, ma che dico, è appena iniziata e porterà con sé momenti difficili, momenti in cui vorremmo non aver mai iniziato, ma se riusciremo a resistere, combattere e non farci sovrastare dalle difficoltà, in quel momento sapremo che gente come noi trasforma le amicizie in sogni. Grazie Duccio e grazie Guasconi del mio cuore. La felicità è una cosa che ci siamo vista con il tempo. Conquistiamocela insieme. Dai, ragazzi! Dai, ragazzi!